Sindaco, è stata una vera battaglia politica, questa vittoria arrivata all'ultimo per 200 voti, però tanta soddisfazione da questa gente e da una maggioranza solida che le potrà garantire un governo stabile per la Potenza che ha dichiarato di volere in campagna elettorale. Sì, come dicevo, la legge elettorale per i comuni superiori a 15.000 abitanti ha al suo interno tante storture. Al primo turno abbiamo raggiunto una percentuale ragguardevole che però non ci ha consentito di superare il 50% e quindi di vincere questa battaglia al primo turno. Al secondo, la stortura di questa stessa legge elettorale prevede che si vinca anche con un voto in più. Noi di voti ne abbiamo presi 200 e va bene così, il risultato finale è quello che conta. Potenza si è dimostrata comunque una città spaccata, ovviamente lei da sindaco dovrà tutelare gli interessi di tutti. Secondo delle priorità sono quelle che ha detto in campagna elettorale, partendo dalle contrade? Sì, io innanzitutto ci tengo a dire che sono il sindaco dell'intera città, anche di una città spaccata, e quindi mi rivolgerò con la stessa attenzione anche a chi non mi ha votato e a chi ha votato Valerio Tramutoli. L'azione amministrativa che andremo a porre in essere è quella che abbiamo promesso in campagna elettorale, partendo innanzitutto dalle fasce più deboli e dalle aree più degradate della città. Mi riferisco innanzitutto all'abbattimento delle barriere architettoniche, che è una battaglia di civiltà più che politica nel 2019, ma porremo molta attenzione alle zone rurali che sono state considerate per tanto tempo zone di serie B, e a Bucaletto, rispetto al quale cercheremo già da domani, intendo il giorno dopo la proclamazione, di avviare tutte le procedure necessarie per rendere onore e dignità ad una fetta della nostra comunità che è stata per 40 anni presa in giro. Queste sono le parole del Mario Guarente sindaco, il Mario uomo a chi dedica questa vittoria? Alla mia famiglia, mi fa sempre emozionare questa domanda, alla mia famiglia che mi è stata sempre vicina, ai miei amici di sempre, ai miei amici, a tutti gli amici che mi hanno sostenuto in questa avventura, ma che con me hanno contribuito a raggiungere questo risultato importante che è frutto di anni e anni di lavoro, di sconfitte, di caparbietà, e quindi la dedico veramente a tutte le persone che si sono spese per questo risultato. Ultima domanda, se dovesse indicare un momento questa campagna elettorale, cosa ricorderà? Il momento che mi ha fatto più male è stato quando qualcuno ha provato a far passare un messaggio attribuendo a me cose che non sono mai esistite, quando per screditarmi hanno provato a dire che ero una persona razzista, che ero una persona classista. Non sono mai stato niente di tutto questo, e quello è stato il momento più doloroso, soprattutto quando in seguito a questa campagna denigratoria ho ricevuto anche dei messaggi non molto carini nei miei riguardi e nei riguardi della mia famiglia. Ha sentito il ministro Salvini? No, non l'ho ancora sentito, conto di farlo. Dovrà sentire perché è il primo capoluogo di regione del sud della Lega, quindi sicuramente riceverà una chiamata. Sì, io ci tengo a sottolineare che ho l'onore di far parte della Lega, ma sono il primo sindaco di centrodestra, del centrodestra unito di questa città, e rappresenterò, come dicevo, allo stesso modo tutti i cittadini, ma con pari dignità tutti i partiti della coalizione che mi hanno sostenuto, perché questo risultato non è un risultato che ha conseguito Mario Guarente, ma ha conseguito una coalizione compatta e solida. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi.